Il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, ha preparato una task force per il controllo notturno del paese. Questo soprattutto nei fine settimana di agosto. La task force vede protagonisti gli agenti della polizia locale che già da venerdì scorso hanno dato vita al turno serale, il tutto in collaborazione anche con l'arma dei carabinieri e con il capitano della compagnia di Sala Consilina, Emanuele Corda. La decisione del primo cittadino è stata presa dopo alcune denunce per la guida ad alta velocità all'interno del paese intorno a mezzanotte e anche nella notte inoltrata, e anche per controllare la cosiddetta movida notturna e i possibili schiamazzi provenienti dai locali, il tutto anche in collaborazione con i gestori dei vari locali stessi. Occorre aggiungere che fino ad ora, dal punto di vista dei locali, non si sono registrati grandi problematiche e che lo stesso sindaco parla di collaborazioni con i pollesi e con i giovani e anche di tolleranza e continua comunicazione per risolvere gli eventuali problemi, il tutto comunque con controlli stretti. Nel corso dell'ultimo fine settimana, gli agenti della polizia locale hanno provveduto a una serie di controlli e anche allo spostamento coatto di auto parcheggiate davanti ai passi carrabili. L'arma dei carabinieri, invece, continua i controlli lungo la strada per la verifica del rispetto delle norme stradali.